a tutti, benvenuti e bentornati sul canale e abbiate pazienza se questo video sarà interrotto da gatti perché sono qua con i miei gatti che stanno facendo casino allucinante, però oggi è una giornata di pioggia e quindi sono in casa e si stanno anche un po' annoiando, vediamo se non ci passano davanti mille volte. Questo è un video acquisti molto molto vario e misto perché sto accumulando parecchia roba e quindi ho detto se non la inizio a far vedere poi è tardi. Allora, direi di cominciare subito con le pochissime cose che ho di abbigliamento, ovvero calzini. Allora, ho preso questo paio di calzini nel mercato, semplicissimo, rosa chiaro col cuoricino e questi qui invece grigi con i cuoricini glitterati, 1 euro al paio. Voi sapete che io vado pazza per i calzini e quindi ogni tanto ne devo comprare. Poi invece, quando sono andata da Primark la prima volta, ho comprato questo pack di calzini Disney. Ci vado pazza. Sono della Disney e c'è il coniglietto di, come si chiama? Di Bambi. Fantastico. Adesso li vado ad aprire perché sono tre paia e io li ho presi ma non li ho ancora usati. Qua c'è anche il prezzo, l'ho pagato 4,50 per tre paia, però mi piacevano talmente tanto che... Allora, e poi la lunghezza che piace a me. Belli, allora questi sono i lilla, no vabbè li amo, cioè io da Primark comprerei tutti i calzini che ci sono, perché se avete visto il video e se non l'avete visto andatevelo a recuperare, c'è tutta questa parte meravigliosa di calzini con tutte le cose della Disney e che, mamma mia, e se non vi piace la Disney ci sono anche sezioni più normali, quindi magari con le frutta, le fruttini, diciamo i fruttini, le verdure, le pizze, oppure magari ci sono cose un po' strane, tipo i fulmini, i pianeti, insomma, bellissimo. Allora, primo calzino, poi, oddio, questo che carino! Aspettate che lo devo tirar fuori. C'è lui messo così di culetto, diciamo, bellissimo, questo bellissimo grigio, tra l'altro. Con la scritta tamper, ovvero tamburino in italiano. E l'ultimo è quello, diciamo, più serioso perché è solo con i fiorellini, non ha nulla di Disney, conigli, eccetera. Molto, molto bello. Wow, li adoro. Sono veramente belli, veramente belli. Mamma mia, che bellini. Poi, accessori, ho preso questo set di cerchietto e scrunchie. In pratica dovevo fare delle foto, quelle dei tulipani, forse qualcuno che mi segue su Instagram l'ha visto, e se non mi seguite su Instagram sono sara_magic15. Ho fatto appunto le foto con questo cerchiettino, lo scrunchie era insieme, li ho pagati 2 euro, molto molto carino, primaverile e un po' particolare, mi piace. Poi ho preso allora da, come si chiama? Primark, di nuovo delle maschere che avevo già preso una volta. Ho preso questa a 90 centesimi che è illuminante ed è questa con questo packaging qua. È molto carina, mi trovo bene con le maschere, sono vegane, tra l'altro, cruelty free, quindi non testate sugli animali e quindi ottimo. Questa che l'ho ricomprata perché l'avevo già presa e mi sono trovata molto bene, ha un buonissimo profumo di rosa, come vedete è idratante e niente, è veramente molto, molto buona questa, mi è piaciuta molto, le altre non le ho ancora provate. E poi ho preso questa all'albicocca, non ce n'erano tantissime, la prima volta che sono andata ce n'erano di più, adesso ce n'è un po' di meno, questa è comunque sempre nutriente e idratante. E ok, di questo basta. Poi ho fatto una capatina al DM e quindi con la marca Balea e ho comprato, questo fa ridere, questa bellissima maschera capelli al cocco. Vedete che è della Disney perché c'è Rapunzel sopra. In pratica è una maschera capelli per bambini in realtà. Però io penso che, cioè, che differenza c'è tra un bambino e una maschera capelli normale? Anzi, al limite... E più delicata ancora, molto molto carina, dice maschera capelli Princess addolcente al cocco, arricchita con estratti di zenzero, nutre il capello e lo rende morbido e luminoso. Carina,
Siccome non trovo più la maschera viso che mi serve di solito, ovvero la, come si chiama? Quella tipo al latte della Garnier. Jump mi sta facendo già casini, ti prego Jump, non tirare giù nulla. Ho voluto prendere quella lì e provarla per 99 centesimi. Poi, sempre della Balea, ho preso questa a farfalla. Allora, parliamoci chiaro, la Balea frega per i prezzi e i packaging soprattutto, perché guardate che meraviglia questo pack. Mamma mia, una meraviglia veramente. Spunterà un gatto molto presto perché è qua dietro la telecamera. Questa è una maschera viso in tessuto con stampa tema farfalla, idratante per un viso fresco e disteso. E dietro ti fa vedere che ti fa proprio la faccia a farfalla. Poi per i packaging praticamente ho comprato i sali da bagno perché mi piacevano da morire. Questo così col coniglio sulla luna è qualcosa di meraviglioso. Sto packaging, cioè avrei comprato tutto, solo che purtroppo la profumazione non mi piaceva tanto, quindi altrimenti avrei comprato. Grazie Jump, scusi, vada. Avrei comprato il bagnoschiuma oppure magari la crema corpo, però la profumazione non mi faceva impazzire. Non so neanche bene, al profumo di gelsomino, legno di sandalo e pesca. Ok, a me non piace la pesca come odore, quindi forse è quello che non mi è mai piaciuto. Peccato perché è veramente carino. Io i sali di solito li uso nelle bacinelle per i piedi e non tanto per i bagni, perché a casa mia ho la doccia. Ogni tanto ho la possibilità di fare dei bagni nella vasca, ma raramente. E quindi niente, ho comprato più che altro per il packaging che sicuramente terrò, perché coniglietto sulla luna, adorabile. E anche questo qua, Happy Melody. Guardate che bellino anche questo, mamma mia, ma come fai a fare dei packaging così e non comprarli? Stupendo. Qui non c'è scritto nulla, sali da bagno con estratti di fiori di magnolia e cocco. Questo non so se lo hanno usato, forse no, quindi buono. Ah, si sente, sa un po' di borotalco floreale, una roba del genere. L'altro si sentiva? L'altro non mi piace tanto, si sente ma non mi piace tanto, proprio perché secondo me c'è la pesca. Però i packaging, cioè, fantastici. Qua c'è il panda rosso con tutti gli uccellini del bosco e questo bellissimo colore pastello, stupendo. Poi ho preso tre smaltini dai cinesi, di questi colorini qua. Allora, la marca è Cosmi Milano e mi trovo bene, non con tutti i colori, non con tutti gli smalti. Per esempio c'è il fucsia, non questo, ma un altro proprio fucsia più acceso che non resta tantissimo purtroppo, si sbecca subito. Mentre per esempio questi qui vanno alla grande. Questo è molto carino, il numero 132 se vi interessa, ed è un rosa un pochino perlato, un po' sì, perlato, possiamo dire un ciclamino, un rosa, un po' così, molto carino. Poi ho preso questo azzurro chiarissimo, si chiama, no, già non hanno i nomi, hanno i numeri, 170. Comunque è un azzurro molto 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 chiaro e non è glitterato, è normale. Jump mi sta tirando giù tutto. E poi ho preso un grigio, 115, così ho detto magari provo a cambiare un po' e non l'ho ancora provato questo, è più autunnale che estivo. Poi da AliExpress mi era arrivata, che mi ero dimenticata di farvi vedere, la moneta del coniglio per l'anno del coniglio. È bellissima. Allora, dietro ha tutti i segni, diciamo, zodiacali cinesi e in mezzo c'è il simbolo del sacchetto fortunato e poi appunto ha i due coniglietti con i fiori di pesco, tipo, bellissimo. Bellissimo, bellissimo. Quando l'ho vista su AliExpress ho detto la devo prendere perché io colleziono roba di conigli ed è veramente molto bella, argentata così. Pinzetta che giusto ho preso da poco. Queste qua io le faccio fuori come niente, nel senso che ne uso tantissime perché come sapete faccio lo chignon d'estate praticamente sempre e sono comodissime perché è la misura giusta per me, per il mio tipo di capello, per la mia, insomma, per quello che serve a me. E l'ho presa così, è azzurra, tutta un po', non posso dire, particolare, un po' strana, così carinissima, a 1 euro.
Poi a 1,50 euro ho preso questi due piccoli portacremine per quando si via in viaggio. Uno ha la volpina e uno il coniglietto, molto molto carini e sono anche abbastanza grandi. Ne ho già, però diciamo che non mi va. Perché c'è scritto tre pezzi? Non capisco. Ah, forse intende che c'è anche la spatolina, boh. Diciamo che non mi va quando magari ci metto dentro un balsamo per dire poi andare a lavarlo e metterci una crema corpo, perché magari si mischiano i profumi e fa casino. Quindi, siccome non costano tantissimo, preferisco averne uno che metto sempre più o meno le stesse cose, quindi magari sempre la crema corpo, sempre il balsamo, eccetera. Molto molto carini. Questo è un nuovo negozietto di cinese che è aperto. Non è Papa Jump, stai tranquillo. Vuoi farmi un miau? Fai miau? No, non fa miau, mi sta guardando ma non fa miau, vabbè. E niente, ha queste cosine carine, eccetera. Ultime cose, rossettini di... no, cosa è successo a questo? L'ho appena usato. Cioè, l'ho appena usato. Ah, perché non sta più giù bene, molto bene. Allora, questi sono rossettini che ho preso da Winnie, non Wycon, mi sbaglio sempre. Li avevo presi con l'ordine che avevo fatto un po' di tempo fa. Allora, questo, ragazzi, è una roba assurda. È un rosso matitone matte, completamente opaco. Cioè, io quando l'ho messo la prima volta ho detto, uno, non lo toglierò mai più. Due, scorre tantissimo. Nusa, nusa. Vuoi un po' di rossetto? Perché non scorre. Cioè, purtroppo non scorre. È veramente molto, molto secco. Sa, ma non farti vedere solo di sederino, fatti vedere anche di musino, amore. Ciao! Dai, adesso puoi andare giù. Questi gatti curiosoni, l'altro si fa gli affari suoi invece. Quindi, poi purtroppo, vedete, non è molto... Cioè, non lo so come mai, si è un po' scastrato e va un po' dove vuole. Comunque, è bello come colore, ma è difficilissimo da stendere, quindi io non lo consiglio questo qui. Si chiama... Winey Color Lumineux e non so se ha un 004 Long Lasting. Sì, direi che è molto un long lasting. Questo invece mi piace, l'ho già utilizzato una volta o due. È molto molto scuro, molto molto opaco. Ed è non so se c'è scritto il numero perché Winey è un po' strano come numeri. Rossetto a labbra a lunga tenuta, matte. Comunque, come vedete, più o meno come l'altro, colore un pelino più scuro. E questo invece è sempre matte perché li ho presi tutti matte, tutti ovvero opachi, perché c'erano pochi anche luminosi, quindi ho detto vabbè, prendiamoli lo stesso, visto che non ne avevo più da una vita. E questo colore è nude, questo è proprio nude, però anche questo è molto persistente, cioè quando lo metti. Insomma, diciamo che durano parecchio. Molto bene, ragazzi, questo era il mio shopping. Questo video finisce qua. Spero che vi siano piaciuti. Fatemi sapere in un commento quali sono i pezzi, diciamo, del mio shopping che vi sono piaciuti di più. Come sempre, iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti. Un bel like, un commento qua sotto. Arriva anche l'altro gatto, come non detto, che si faceva gli affaracci suoi. E nulla, noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Ciao a tutti e alla prossima!